Ciao a tutti, ben ritrovati nella cucina del Grillo Talpa. Oggi c'è anche la lavastoviglie di sottofondo, magari non la sentite, meglio così. Di cosa parliamo oggi? Orrore, raccapriccio, paura, parliamo di elezioni presidenziali. Tanto siamo vicino ad Halloween, quindi qual è il momento migliore? Al di là delle battute, il mondiale giapponese per noi si è concluso, sappiamo bene come, tutte le polemiche, il tifone, non tifone, ma è andato come, esattamente come era prevedibile andasse. Questo ha dato il via libera a una serie di polemiche. Chiaramente, chi aveva già annunciato da tempo la sua candidatura, ovvero Marzio Innocenti, ha subito detto: bisogna andare subito al voto. Sarebbe una situazione da elezioni anticipate, ma non si può. Non si può perché, in effetti, la forbice entro cui si può andare a votare è stabilita, insomma, dal CONI, ed è dopo le Olimpiadi estive, quindi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, che finiranno l'8 agosto del prossimo anno. Si potrà andare a votare quindi da settembre a dicembre, credo si possa arrivare addirittura alle primissime settimane di gennaio 2021, però insomma, bene o male il range è quello. Chiaro che Marzio Innocenti farebbe comodo andare a votare il prima possibile, chiaro che il presidente uscente, se decidesse di candidarsi, ancora non ha sciolto la riserva, farebbe comodo probabilmente avere un po' di tempo in più, mettere un pochino di tempo in più rispetto, di spazio in più rispetto ai risultati sicuramente non positivi che arrivano dal campo e non solo dal campo. Quindi questa è un po' la situazione. In realtà questa è la situazione nota. Da mesi però nel movimento italiano si stanno muovendo delle figure. Oggi ve le presenterò, ma non farò né nomi né cognomi perché, insomma, finché non le fanno, non si presenteranno loro, insomma, trovo corretto che sia così, anche perché la situazione è in evoluzione. Vi presenterò i quattro identikit, insomma, di chi più si sta, appunto, come dicevo prima, muovendo in questi mesi. Voi forse non lo sapete, alcuni sì, io sono un grande divoratore di serie TV e penso che quella più adatta per indicare la situazione italiana ormai da tanti anni sia Lost, non tanto per la posizione geografica, insomma, non siamo su una spiaggia delle Hawaii, non è caduto nessun aereo, eccetera, eccetera, però come forse saprete, insomma, i protagonisti di Lost si trovano in questo limbo tra vita, morte, insomma, non mi sto a fare grossi spoiler, anche se la serie ormai di più di 10 anni fa, quindi se non l'avete vista guardatela e se anche non l'avete vista fa niente. Tutto questo per dire che il nostro rugby è in questo limbo da tantissimi anni, quelle che ci erano davanti prima ci stanno scappando, quelle che erano dietro rimangono dietro, ma non sono più tutte così dietro, il Giappone ne è un esempio. Che dovrà confermarsi, ma insomma è sicuramente un esempio. Loro ai quarti ci sono arrivati, noi mai ancora. Detto questo, chi sono i protagonisti delle prossime elezioni federali a oggi? Insomma, chi si sta muovendo, come dicevo prima? Il primo, ah sì, scusate, disclaimer, ho scelto quattro pupazzetti per identificarli e non mi venite a dire, hai scelto il più brutto, quello più cattivo, quello più bavoso per Alfredo Gavazzi, ecco, sei cattivo di qua. No, no, li ho scelti assolutamente a caso, sono tutti mediamente bruttini. E mediamente arrabbiati, facciamo così, diciamo così, quindi ecco, sono assolutamente scelti a caso. Non rompetemi le palle almeno su quello, scusate il francesismo. Allora, primo c'è il presidente federale uscente che non ha ancora deciso se candidarsi o meno. Io credo che lui vorrebbe tanto. Ci sono delle situazioni che gli consiglierebbero di non farlo, i risultati del campo, i risultati dei bilanci, che non ne dica, certe situazioni a cavallo tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia, rimanendo molto sul vago, però arrivano anche soldi di CVC, cioè dal fondo di equity che entrerà nelle 6 nazioni e nel Pro 14, che lui non dispiacerebbe gestire, ovviamente, come nessun altro degli altri candidati, ovviamente. Diciamo che valuterà nel corso del tempo come si metterà la situazione. È quello che ha più tempo per scegliere, ok? Rispetto agli altri. E lo mettiamo qua. Non lo vedete perché non ci sta tutto, però è qua, ok? Poi c'è chi ha annunciato le sue candidature da tempo, ormai da più di un anno. Era il candidato contro il presidente uscente 4 anni fa, è uscito sconfitto.
La sua decisione di uscire dal movimento che lo ha sostenuto, dal partito, tra virgolette, che lo ha sostenuto, ha sconquassato quel partito che non ha altri grandi nomi da proporre. Dice che andrà avanti comunque fino alla fine, che lui non si ritirerà, probabilmente così, potrebbe diventare il nome su cui convergono, come dire, gioco forza anche le forze di opposizione, visto che lui è già in campo, però potrebbe anche non essere così. Vedremo cosa deciderà da fare. Al momento è l'unico nome sicuro in campo. Poi c'è questo personaggio che non si può certo dire amico scusate, sto facendo il nome del presidente uscente, ma su cui potrebbe convergere un nome importante, uno che sa stare al mondo, mettiamolo così, che ha il pelo lungo sullo stomaco. E potrebbe trovare, diciamo, un patto di non belligeranza con il presidente uscente. Un do ut des che converrebbe a entrambi, pur non essendo appunto un grosso amico, però insomma, alla guerra come alla guerra, no? Dicono quelli fighi. Dunque, questo potrebbe anche non candidarsi, dipende tutto da cosa farà il presidente uscente. E poi in fondo c'è lui, Mr. X. Diciamo quello che potrebbe un po' scompaginare la situazione, le carte in tavola, è un nome nuovo, la sua è una candidatura situazionista, come direbbe qualcuno che conosco, però possibilità di vittoria al momento non ne ha molte, però chissà tra qualche mese, potrebbe spingere gli altri candidati a muoversi in maniera più aggressiva, più nuova, tra virgolette. Vedremo cosa succederà. Io credo che il suo nome potrebbe uscire tra un po', non tantissimo, ma neanche nel brevissimo termine. Questi sono i quattro nomi in campo. Uno, due, tre e quattro, ovvero il presidente uscente, l'oppositore da tempo, l'amico, nemico, barra amico a seconda della situazione e il nome nuovo. Voi intanto guardatevi Lost, che male non vi fa. Ciao.